300 o 400 anni. Mio padre e la famiglia di mio padre e di mia madre hanno partecipato, anzi, alla costituzione della società Pietà Sud. Io sono nato a San Vincenti nel 1940 e poi di tempo di Gnano e poi successivamente a Polo dopo il 45. La mia famiglia non aveva intenzione di rimanere. Non si poteva più tentare di rimanere, per cui non si poteva più neanche pensare di convivere assieme. Dopo gli infoibamenti, le fucilazioni e le del maggio-giugno 1945, gli atti ostili contro i filo italiani continuarono, sia pure in maniera più diluita e mirata. Il 5 dicembre 1945 a Pola esplose la polveriera che si trovava vicino al molo carbone nel centro città, provocando un morto, 15 feriti e moltissimi danni. Il 12 gennaio 1946 un'analoga esplosione investì la polveriera di Vallelunga, provocando un morto, 40 feriti e da maggio si registrarono in zona B movimenti sempre più intensi di truppe titine, mentre nella zona A si cominciò a verificare un'attività di ispezione del confine da parte degli anglo-americani e anche un afflusso di truppe e di mezzi anglo-americani come non si era mai visto prima. Il 20 maggio il governo statunitense protestò con quello jugoslavo lamentando attività di tipo terroristico in zona A. Il 3 luglio Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica decisero di assegnare Pola e gran parte dell'Istria alla Jugoslavia e di istituire il territorio libero di Trieste con parte dell'Istria nordoccidentale. Tra il 12 e il 28 luglio, di conseguenza, oltre 28.000 polesi annunciarono che in tal caso sarebbero esodati. Questa ragalla è nuotare veloce. Domani quella gara puoi anche vincerla. Ma poi che succede? Dovremmo attraversare il mare, immobili, su una nave a guardare Pola che rimpicciolisce laggiù. Ormai è sicuro, ce ne andremo, perché qui non c'è posto per noi. Papà è sparito da 3 mesi. E so che non tornerò. L'hanno preso e ho visto che aveva paura. E tu? Hai paura? Il 18 agosto 1946 a Pola, enclave di zona A sotto occupazione anglo-americana, era una calda domenica di sole. L'Arena di Pola, quotidiano del CLN, aveva invitato la cittadinanza a partecipare a quella che avrebbe dovuto essere sia una grande manifestazione sportiva, sia un'espressione di italianità. L'insenatura di Vergarolla, che si trovava a sud-ovest della città, era delimitata su un lato da un pontile in legno e da un molo. Al centro si trovava la sede per le attività balneari e veliche della società Pietas Iulia. Sull'altro lato invece si trovava e una spiaggia. Sulla spiaggia, dal maggio 1945, giacevano incustoditi una trentina di ordigni bellici che erano stati rivendicati dagli jugoslavi, ma che una commissione avrebbe dovuto ancora assegnare. Si trovavano sotto la responsabilità del governo militare alleato. Il bel tempo e il servizio di trasporto gratuito offerto dalla riva di Pola fino a Vergarolla aveva favorito un notevole afflusso di persone, tutte italiane di sentimenti filo italiani. Per lo più famiglie al completo, quindi tanti bambini e anche adolescenti. Le gare della mattina si erano svolte regolarmente e c'era stata poi la pausa pranzo. Alle 14:15
La maggior parte delle persone o stava finendo di pranzare, oppure lo aveva appena fatto, oppure stava sdraiata sulla spiaggia a prendere il sole. Altri giocavano, altri camminavano, altri ancora nuotavano, comunque stavano in acqua. Io ero a Vergarone. Tutta la famiglia Bronzin, tutta fuori con lo zio e altri cugini che erano a Stoia, in un altro stabilimento balneare. E io su quelle, tutti hanno chiamato mine, ma erano degli esplosivi messi dentro dei contenitori che servivano come barriera antisommergibile. Io ci ho giocato su quei. L'11 agosto ci ho giocato, ci stavo sopra a cavalcioni, a due o tre che erano liberi dal mucchio li facevo rotolare, perché nessuno di noi pensava fossero delle mine, fossero degli esplosivi più che altro. La gente ormai ci aveva fatto l'abitudine, perché d'estate addirittura, mi ricordo mia mamma tirava su un po' di ghiaietta su questo barilotto, ci metteva sopra la sua mano e addirittura si portavano lì con la testa, insomma timore non ce n'era. Io ero uno di quei 15-16 ragazzini che quel giorno parteciparono alla Coppa Scarioni, alle batterie che si svolgevano al mattino. Ero la prima batteria, seconda corsia, venne eliminato per mia fortuna, perché ero un nuotatore scarsetto, e alla fine della gara mio zio, che mi aveva accompagnato quel giorno, fece scattare una fotografia, io e lui assieme, che riproducevano il campo di gara e si vedeva fino in dove arrivavano le imbarcazioni e dove c'erano vicino questo campo di mine che io conoscevo, perché per tutta l'estate, ogni mercoledì e giovedì, assieme agli aspiranti azione cattolica di Don Gasperini, andavamo lì a giocare pallanuoto e su quei maledetti cilindri appoggiavamo i nostri indumenti, le scarpe, gli zoccoli e compagnia bella. Siamo partiti dal porto di Pola con delle barche, e eravamo 5-6 barche, tutti amici di famiglia che si radunavano la domenica, in quanto quel giorno si è partiti in allegria. E la distanza tra il porto e Vergarola era circa di 3 miglia, barca a remi. Qualcuno veniva trainato da un motoscafo sempre che si prestava a darci una mano quando si usciva fuori dal porto. E quella giornata si hanno organizzato di passarla dalla mattina alla sera in compagnia di amici a Vergarola. Io, mio padre e mia madre, con lo zio Anci, la zia Nina e la cuginetta Marisa, siamo rimasti proprio davanti alla sede estiva, la sede nautica, alla sede a mare della società Pietà Siulia, per vedere le gare, perché a mio padre e a mio zio piace lo sport, mentre le altre tre zie, la Rosmunda, la Francesca e la zia Gina, insieme ai cugini Mirella e Mario, sono andati invece nella pineta più folta, dove si stava più bene, più freschi, perché a loro delle gare non gli importava niente, e questa è stata la loro disgrazia. Verso le 2, finito il pranzo, io e la mia cuginetta Marisa ci siamo allontanati dai genitori e siamo andati sul pontile di legno della società Pietà Siulia, finale e terminale delle gare di nuoto. Non mi scrivi da più di un anno. Non so se sei in fondo a quelle maledette foibe o se invece sei scappato da me. Hai più paura della guerra o di sposarmi? Tutte queste domeniche da sola a scivolare tra la pineta e il mare. E poi? Dovrò scappare e lasciare tutto. Dovrò restare qui e avere paura della mia stessa ombra.
su quella spiaggia sono in centinaia, tutti italiani. Quanti ne resteranno a Pola? Per mia fortuna, in quel momento io mi trovavo assieme altri due amici in barca e abbiamo sentito uno sparo subito dopo un'esplosione enorme. Quindi ci siamo trovati scaraventati dalla massa d'aria, dall'esplosione, lontani, un po' lontani dalla riva, e con un mucchio di cose che volavano in aria, e non le dico cosa che è arrivato anche in barca, parti di essere parti diciamo di essere umani, insomma. E niente, è un ricordo molto triste questo, che mi blocca proprio anche nel raccontare queste cose. Un boato! La città trema! Sulla spiaggia si fa buio! Sembra notte! Un'eclissi! Ma quale eclissi? Ci sono detriti ovunque! Allora sono bombardamenti! I bombardamenti! Ma la guerra è finita! In città ci sono gli inglesi! Quando rialzo gli occhi, rimango pietrificato. Scappano tutti, uomini e donne che corrono con i bambini in braccio urlando. Allora anch'io, senza pensare, mi ritrovo a correre per raggiungere la mia famiglia lì, dall'altra parte della pineta, anche se rischio di essere travolto dalla folla che corre in direzione opposta alla mia. Risalire la corrente di questo fiume è impossibile! Cristo santo! Dove sei, il figlio mio? La mia tutela, i miei bambini! Maria, Corin, assassini! Vignacchi, farabutti! Alle 2:10, ora che qualcuno l'ha detto, io non avevo l'orologio, io ho sentito nitidamente, mentre pescavo nel silenzio, un colpo secco. Ten! E ho alzato gli occhi verso di provenienza dello scoppio e ho visto immediatamente un'immensa colonna di fuoco che è diventato fumo, è diventato polvere, è diventato un macello. Comunque l'ho presa, sono corso dai genitori e lì ho trovato mio padre che aveva appena raccolto mia madre da terra. Mia madre era incinta di 6 mesi di mio fratello ed era l'unica in piedi al momento dello scoppio, quindi ha preso in pieno lo spostamento d'aria. Eravamo a un'ottantina, 100 metri noi dal punto proprio dello scoppio. E insomma l'ha raccattata e non aveva un graffio, niente. Lui ci ha consegnati a mio zio Anci, ha detto: te tienili tutti insieme, e lui è corso per primo dentro la pineta. Pineta che era ancora in fiamme, stava bruciando, fumo. Io ricordo come ricordo per esempio i gabbiani che hanno cominciato immediatamente a correre, a saltare, a stridere, e non, dopo mi hanno detto perché si buttavano ai nostri piedi a beccare sugli alberi, nel mare, si tuffavano. Brandelli di carne, mangiavano quella carne umana che era volata e era schizzata da tutte le parti. Io ero a Pola, la città dove sono nata, ed ero in una colonia estiva a Stoia, che è una delle piccole baie dove si va a fare il bagno. In questa colonia, alle 2 del pomeriggio, erano esattamente le 2:10, e ci obbligavano a fare il riposino dopo aver mangiato. Io ero distesa nella pineta e a un certo punto ho sentito tremare la terra. Non ho pensato niente, istintivamente ho alzato gli occhi e ho visto un'enorme colonna di fumo che è stato un attimo buio, ma buio proprio perché anche il sole per un attimo è scomparso da questa colonna. Poi quando siamo ritornati in città ci hanno detto di non cantare, una cosa ci ha un po' sorpreso, ma abbiamo ubbidito perché di solito si facevano i cori, e invece ci hanno detto di osservare il silenzio. Io per fortuna, dopo aver fatto quella fotografia con mio zio, tornai a casa, e appena arrivati a casa non ci eravamo neanche seduti con mia zia a fare colazione, che scoppiò
l'inferno, noi eravamo a circa 4-5 km di distanza, ma tutti i vetri del nostro appartamento andarono in pezzi. Io quel giorno, per fortuna, non sono andato a Vergarola mentre andavamo ogni giorno lì a fare il bagno, perché il gruppo nostro ha detto oggi sarà pieno di gente a causa di questa manifestazione e quindi non andiamo, ci andremo domani. E quello mi ha salvato. Invece è morto mio fratello di 8 anni insieme ai 2 patrini, marito e moglie, e abbiamo avuto la fortuna che sono morti rimanendo interi, mentre c'è della gente che è sparita a pezzi. Accorsero sul posto molto rapidamente i soccorritori, che portarono all'ospedale o militare o civile diverse decine di feriti, oltre che naturalmente i tanti cadaveri. Ma si trattava in molti casi di brandelli umani, perché questa immane esplosione aveva in qualche caso disintegrato le persone, rendendoli in molti casi irriconoscibili. Da ciò anche la difficoltà di quantificare esattamente il numero delle vittime e anche dei feriti. Dopo un tempo interminabile, sarà stato mezz'ora, 40 minuti, un'ora, non lo so, è riapparso mio padre, nero, sporco di sangue e di fuliggine nera, urlava come un matto, urlava, gridava: ho trovato solo la onda, ricordo ancora questa frase, solo la onda che ho trovato, gli altri no. E poi ci ha raccontato che appena ha trovato la sorella, che era sempre stata lei con la testa a posto, appena l'ha trovata ha cercato di raccoglierla e dice il palmo della mano gli si è infilato fra l'osso e la carne che era il ciondolone della gamba. Quindi lui era sconvolto. Purtroppo è morta mia mamma, nella quale non hanno trovato mai niente, solo un dito con la vera, con la data di matrimonio. E mio papà non c'era perché lavorava in amministrazione comunale, perché c'era parecchia gente che già allora voleva, come dire, procurarsi i documenti per scappare e venire in Italia. Non, in Italia, per dire la verità, c'eravamo già, però l'andazzo era brutto perché si stava trattando a Parigi su quello che sarebbe stato il destino dell'Istria e le pressioni, insomma, l'andazzo era veramente sfavorevole agli italiani e quindi le pressioni erano tante per farci scappare, in sostanza. Allora, tutti noi eravamo in barca e grazie a questo evento siamo rimasti illesi, però tutti quanti abbiamo perso, diciamo, le rispettive famiglie. Io ho perso in quella disgrazia la mamma, il papà, una zia e mia sorella, e, diciamo, Dinelli ha perso il papà, la mamma e un'altra sorella, e Dario Marchi ha perso la mamma e la sorella, e quindi siamo stati fortunati. In quell'occasione con noi c'era una famiglia nostra di Rimpettaia, si chiamava Saccon. Fulvio aveva quasi 4 anni, era il mio amichetto, diciamo, e la mamma e il papà che erano con noi e mia mamma quando siamo andati a Vergarola. Io sono rimasto l'unico superstite, non capirò mai come, ma insomma, il destino è così. Ricordo con disgusto la scena che mi ha anche un po' ossessionato per molto tempo, è che io amavo quei coccai, li chiamavamo in dialetto polesano, insomma, in sostanza sono i gabbiani, no?
che dopo lo scoppio, siccome c'era carne umana dappertutto, straziati da questo scoppio, beccavano questi pezzi sanguinolenti, eccetera, che è un ricordo per un bambino di 6 anni, insomma, non è proprio il massimo. È stato un brutto shock, insomma. Nessuno conosce Vergarola. Nessuno sa che è una delle più gravi stragi mai accadute contro italiani in tempo di pace. Il giorno dopo i giornali titolarono «Sventura a Pola», come fosse caduto un fulmine. Poi sotto scritto in piccolo: «Forse è stato un attentato». Ho cominciato a interessarmi alla vicenda dell'esodo dopo aver letto un libro di Jan Bernas, «Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani». Questo libro è una raccolta di testimonianze, di memorie, di interviste fatte sia a esuli che a rimasti. Si parlava anche della dimenticata strage di Vergarola, un capitolo che mi ha colpito particolarmente al punto da volerlo poi inserire nello spettacolo. In particolare io racconto la vicenda del medico chirurgo Geppino Micheletti, una figura così sconosciuta e veramente dimenticata, una figura eroica, devo dire, un grande esempio, sembra un personaggio del libro Cuore. Il dottor Micheletti è stato l'eroe, ha lavorato per 26 ore chirurgicamente, operando continuamente, ininterrottamente, pur sapendo che i suoi due bimbi, due figli Carlo e Renzo, erano a Vergarola insieme ai suoi parenti, alla sua famiglia, erano andati al bagno, mentre lui era di servizio, era rimasto a casa con la moglie. E mentre, credo, sono quasi operando mia zia Gina, gli hanno comunicato, perché lui si affacciava per notizie di Carlo e di Renzo, dei suoi figli, in quel momento gli hanno comunicato, gli hanno detto che hanno trovato Carlo, morto. Mio padre mi ha detto, dice, lui è cascato in terra, le monache, le suore che facevano da infermiere sono corse e l'hanno tirate su. Lui ha reagito e la prima cosa che ha detto, ha buttato giù una mezza parolaccia e gli ha detto: andate via, a lavorare, cosa fate qui? E si è rimesso a operare e ha continuato a operare fino al giorno dopo per 26 ore. È stato eroico il suo gesto. Lui ha avuto una collaborazione da parte di un medico militare inglese, un chirurgo, con il quale hanno contato e hanno detto loro che dai resti umani i morti sono oltre 110, dai resti umani che hanno trovato. Il dottore aveva detto che inizialmente, che poiché si parlava già di cessione di Pola alla Jugoslavia, lui non sarebbe andato via, ma sarebbe rimasto a Pola perché per la sua professione non esistevano religioni, etnie, idee politiche, lui era il medico di tutti. Però dopo questa strage se n'è andato e ha detto che non avrebbe voluto un giorno trovarsi a curare gli assassini dei suoi figli. È talmente eroico che quando ci sono stati dopo un paio di giorni i funerali generali, lui non ha potuto essere presente perché stava operando ancora in sala operatoria, quindi non poteva lasciare l'ospedale. E il funerale dei figli è stato fatto dopo un paio di giorni. In questo funerale ci sono andato anch'io perché conoscevo Carlo. Era un suo compagno di scuola, però lo conoscevo, e con i suoi compagni abbiamo chiesto al dottor Micheletti, abbiamo chiesto di portare noi la bara dove c'era Carlo dentro, mentre Renzo, il piccolo, non c'era, e c'era solamente la scarpa di Renzo, perché di Renzo non hanno trovato più niente. Questa figura mi ha interessato al punto che poi ho cercato alcune notizie sulla sua vita, sulla sua biografia. Ho trovato un aneddoto che mi ha commosso molto. Lui si trasferì a Narni, vicino Terni, in un piccolo paese, nell'ospedale di questo paese, e il racconto di alcuni suoi colleghi di lavoro in questo ospedale mi riportarono questo aneddoto, ovvero il fatto che lui per tutta la sua vita teneva nel camice
da dottore, da medico, teneva un calzino di uno dei suoi due figli, il calzino credo di Carlo, del bambino che poi non si è più ritrovato perché venne polverizzato dallo scoppio delle mine. E questo calzino veniva messo dalle sue infermiere, dalle sue assistenti, anche quando, ogni volta che lui cambiava camice, bisognava lavarlo, bisognava mandarlo in tintoria, il calzino veniva preso appositamente e messo nel nuovo camice. Ed era un rito, un rituale, questo che tutti osservavano con grandissima attenzione. Come a significare che questo piccolo calzino in qualche modo era una sorta di reliquia per lui, che sicuramente lo ha colpito e lo ha cambiato anche come persona. La cosa che mi ha impressionato di più e che mi turba ancora sono stati i funerali. I funerali fatti in un silenzio irreale, in una città veramente in ginocchio, ma nel vero senso della parola, perché in ginocchio come città e in ginocchio perché si inginocchiavano al passaggio delle bare. Io penso che quasi tutte le famiglie abbiano avuto un parente, un amico che sia scomparso in quel momento. Pensi che il vescovo Monsignor Radossi disse che avrebbe disfatto i banchi delle chiese per fare le bare perché non si trovava nemmeno il legno. Qui in Umbria non c'è il mare. Ma come si fa senza? Ho perso due fratelli, due figli e anche due dita. Che poi del mare io adesso ho paura. La spiaggia di Vergarola era un cimitero d'agosto. Mi hanno raccontato che l'acqua cambiava colore. A Carlo. A Renzo. State bene. Mi resta un calzino. Lo porto sempre con me. Perché so che possiamo camminare insieme. Gli alleati, subito dopo la strage, istituirono un'inchiesta di polizia, un'inchiesta della polizia civile coordinata da forze della polizia britannica, alcuni di quali avevano esperienza in Scotland Yard. Successivamente, una settimana dopo, viene istituita anche una corte militare d'inchiesta con esperti militari provenienti da varie zone dell'Europa occupata. Di tutte queste indagini sono rimasti un certo numero di documenti. Questi documenti si trovano a Londra e a Washington. Da questi emerge che l'esplosione è stata provocata dalla detonazione di 15-20 bombe antisommergibile tedesche, tre testate di siluro, alcune cariche di tritolo, 5 fumogeni, che poteva esplodere unicamente se attivate in maniera dolosa. Quindi è stato comprovato da subito che la strage non fu un incidente, ma fu provocata da qualcuno. Il grande enigma però, e questo riguarda tutte le forze presenti sullo scacchiere giuliano, in nessuna della documentazione presente a Londra, a Washington, in Italia e nell'ex Jugoslavia, si parla mai del movente della strage. Questo vuol dire che parlare delle reali cause di questo avvenimento metteva in difficoltà
tutte le forze presenti e determina anche il lungo silenzio che fino a tempi recenti ha coperto le vicende di Vergarolla. Questa esplosione uccise 65 persone identificate, ne ferì oltre 50, ci furono 5 dispersi. Un'altra cosa che va puntualizzata, mia zia Rosmunda, quella che mio padre ha trovato, lei ha raccontato che la mattina dell'esplosione c'era un tizio vestito non da bagnante, quindi con i pantaloni, la camicia, la maglietta, cioè vestito una persona normale, che stendeva un filo per dato in vari punti come fanno gli elettricisti. Questa frase me la ricordo perfettamente. Purtroppo sui mandanti e le finalità della strage non abbiamo prove certe. Tuttavia, gli indizi storici, le testimonianze e la logica ci inducono a dire che furono i servizi segreti militari jugoslavi. Perché? A Vergarolla morirono solo italiani, filo italiani, che erano andati lì per assistere a delle gare sportive di chiaro orientamento patriottico. Che poi, tra i feriti, vi fossero anche 4 militari inglesi in libera uscita, sembra più che altro un evento collaterale non voluto, non ricercato. La strage sicuramente atterrì gli italiani di Pola, distogliendoli dalla loro mobilitazione ancora in corso per evitare di essere annessi alla Jugoslavia e portandoli a rinunciare a qualsiasi forma di lotta per scongiurare quanto la conferenza della pace non aveva ancora deciso. È interessante notare che per esempio la stampa italiana, la stampa peninsulare italiana dà alla strage di Vergarolla da subito la sfumatura dell'incidente per mancata attenzione nella custodia del materiale esplosivo da parte dei britannici. E questo secondo me di per sé è già un indirizzo di quello che la nazione italiana voleva leggere e voleva comunque dare, a prescindere dagli esiti della corte militare alleata, su quanto era avvenuto a Vergarolla. Il che significa che appunto in parte e certamente già quei territori si davano come altro nella coscienza nazionale rispetto a quanto stava avvenendo sul paese peninsulare. Noi dobbiamo sempre ricordarci in questo periodo che l'Italia ha un governo tripartito e questo sarà così fino al maggio del 1947. Il governo tripartito è formato dal Partito Comunista, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Socialista, cioè dai tre partiti di massa. In queste condizioni è ovvio che il primo gallo a cantare è stata l'Unità. Perché pochi giorni dopo la tragedia di Vergarolla, l'Unità uscì con un articolo nel quale di imperizia e di trascuratezza gli inglesi e gli americani, colpevoli di aver lasciato incautamente, non come avrebbero dovuto lasciare, questo materiale bellico sulla spiaggia di Vergarolla. E il discorso è stato ripreso successivamente, quindi la linea, non quella ufficiale del governo italiano evidentemente, ma la linea prevalente della coalizione di governo, quindi comunisti e socialisti, era impostata in questi termini. Le cause della strage furono in prima battuta associate dalla stampa o comunque da diverse voci a cause accidentali. Queste cause accidentali però furono smentite dalle ricerche degli alleati, ufficialmente anche attraverso dei comunicati. E tuttavia questa della causa accidentale della strage è una tesi che è sopravvissuta decenni, specialmente fomentata da ambienti jugoslavi e in particolar modo dagli anni 70, quando la memoria di questa strage comincia a riaffiorare nel dibattito pubblico, nella coscienza collettiva. E mai come in questa occasione forse il discorso del cui prodest può avere un fondamento, nel senso chi poteva avere un vantaggio da una cosa del genere se non una pressione nei confronti dell'elemento italiano per persuaderlo ad andare via il più presto possibile. Quindi è chiaro che questa dinamica non è stata affatto colta dal governo italiano, non ci sono stati degli elementi di rilievo a livello internazionale, anche perché, ripeto, l'eco è stato un eco piuttosto ridotta. Qualcuno ha sostenuto che mandanti e attentatori avrebbero potuto essere anche golpisti anticomunisti italiani,
quindi fascisti, monarchici, alti esponenti, militari o civili o anche ex partigiani bianchi, oppure ancora anticomunisti jugoslavi, crociati, quindi domobranzi sloveni, ustascia croati, piuttosto che cetnici serbi. Ebbene, costoro avrebbero voluto scatenare in questa maniera la terza guerra mondiale, rimettendo in discussione gli equilibri nei rispettivi paesi. Ma a Pola questi crociati jugoslavi avevano un'organizzazione, avevano dei... indicano di no. Gli alleati avevano motivo di provocare un eccidio del genere quando il solo fatto di venire accusati di mancata vigilanza provocò loro gravi danni di immagine e forti polemiche internazionali. Il governo italiano, tramite i servizi segreti, avrebbe potuto essere interessato a un simile eccidio quando il governo De Gasperi aveva tentato più volte di scongiurare il CLN di Pola dal favorire l'esodo voluto dalla maggioranza della popolazione. Inoltre non vi sono riscontri sui giornali né filogovernativi italiani né della destra italiana di una campagna di stampa anti-jugoslava che chiedesse vendetta, quindi nessuno strumentalizzò la strage di Vergarolla in funzione anti-jugoslava. Naturalmente poi io, avendo perso il fratello, ho cercato di ricostruire tutta la questione. Perché c'erano i filoslavi che dicevano è stata una autocombustione, c'erano altri che dicevano no, è un incidente. E invece eravamo convinti noi che erano stati proprio elementi dell'Osna, perché c'era stato un maresciallo della Marina Italiana, Raiola, che con una squadra di artificieri da Venezia aveva disinnescato tutte le mine, per cui per esplodere bisognava innescarle di nuovo, e sono state innescate con detonatori giunti dalle miniere dell'Arsa e fatti venire dall'Osna, come abbiamo appurato poi. Un aspetto determinante per capire quello che era la situazione di Pola dell'Istria in quel periodo è quello di riconoscere che l'Italia, nonostante questo non sia mai stato ammesso pubblicamente dalle istituzioni, abbia sostenuto in tutti i modi possibili una presenza italiana in Istria e lo abbia fatto anche sostenendo una lotta armata. Ci sono molti documenti che testimoniano questo fatto dell'ingresso di armi a Pola e in Istria, documenti sia di fonte alleata, quindi sia inglesi che americani, ma sono presenti queste testimonianze. Quindi questa lotta armata era presente, si era cercato di attivarla, si stava collegando con una lotta armata jugoslava portata avanti dai Križari, dal movimento dei Križari, cioè ex ustascia e cetnici che stavano combattendo contro Tito, e che si poteva saldare con un più ampia destabilizzazione dei Balcani, che era già molto alta nell'area della Grecia, dove la guerra civile ormai c'era già da quasi un anno. Teniamo presente che il Partito Comunista in questi stessi mesi facevano una dura campagna contro coloro i quali in Istria difendevano l'elemento italiano, difendevano l'identità italiana, accusandoli di essere fascisti, accusando di essere dei guerrafondai, che la guerra giustamente era stata persa perché l'aveva voluta Mussolini e loro erano di fatto complici di Mussolini. Quindi questo è il clima che il Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista e fedele alleato dei Togliatti, esprimono in merito a questa vicenda. La Democrazia Cristiana cambierà qualcosa nella Democrazia Cristiana quando dal mese di maggio, ma sarà già stato firmato il trattato di pace a febbraio, dal mese di maggio 47 ci sarà un governo centrista. Perché poi io nel corso delle ricerche, che sono durate parecchi anni, ho intervistato tanta gente, sono entrato in contatto con un giornalista croato del quotidiano di Pola Glasiste, il quale mi ha detto: guarda che c'è uno di quelli che hanno partecipato alla strage di Vergarola che prima di morire ha lasciato scritto che lui quello che ha fatto l'ha fatto su ordine dell'Osna di Albona. E noi sapevamo che Albona c'era la centrale dell'Osna che controllava tutta la zona di Pola, che allora era sotto amministrazione anglo-americana.
Io mi ero dato da fare e quasi stavo per avere quel biglietto, se non che poi, per ragioni un po' di prudenza, perché io la guerra l'ho fatta in Istria e quindi ho visto cos'era la guerra, cos'erano i partigiani, i tedeschi, l'SS, l'Odna, e quindi non mi fidavo di andare perché mi avevano detto devi andare da solo, poi ti vedrò, e non ci sono andato. Però questo documento, questo giornalista del croato l'ha visto, l'ha letto, esiste, solo che non riconosceranno mai, perché non vogliono riconoscere che c'è questa colpevolezza da parte degli jugoslavi. Anni fa, parlando con un professore di Pola, insegnante qui alla scuola di Pola, lui mi ha detto che conosceva due polesani che hanno festeggiato il giorno dopo dell'attentato in una trattoria di Monte Castagnier, insieme ad altri due, hanno festeggiato il riuscito attentato di Vergarona. Lui non mi ha mai voluto dire chi sono questi due, anche perché mi ha detto io vivo a Pola, se no non posso dirlo, e si è portato nella tomba questi nomi. Il 28 di agosto alcune delegazioni della Conferenza della Pace presentarono alla Commissione Politico Territoriale per l'Italia 14 emendamenti interessanti, o il confine italo-jugoslavo o quello del territorio libero di Trieste. La delegazione sudafricana e quella brasiliana proposero di estendere il territorio libero fino a Pola. Quindi, in teoria, i polesi avevano ancora elementi. Invece, ormai, avendo gettato la spugna, non si mobilitarono più. Questa fu sicuramente una conseguenza dell'attentato. Sia mio padre che gli zii, gli amici di mio padre, facevano prima di Vergarolla, facevano continue riunioni, perché anche se si sapeva, era quasi deciso che Pola doveva essere, diventare jugoslava, però molti dicevano noi restiamo tutti qua, siamo italiani, Pola è italiana al 95%, cosa ci faranno? Hanno dimostrato cosa ci facevano. Con lo scoppio di Vergarolla non ci sono stati più dubbi, tutti sono voluti scappare via, venire via da Pola, cosa che abbiamo fatto. È chiaro che ovviamente una strage di quelle proporzioni, con quello che ne è seguito, ha fatto e ha condotto un eco immensamente in tutta la provincia e in tutta l'Istria. È stato chiaro, io credo, a livello psicologico, che la strage diventava, rispetto alla manifestazione di italianità, di recupero della tradizione che era stato organizzato quella mattina sulla spiaggia, la strage diventava appunto il punto di non ritorno psicologico per tutta la popolazione che aveva sperato o creduto o si era anche illusa magari di poter ricreare quello che era l'humus italiano e l'humus filo italiano all'interno di quei territori. E non ho potuto mai dimenticare né il passato né ho mai tollerato la dimenticanza di questo grande scoppio che ha determinato poi anche il destino della città, perché se è vero che tutti dicevano e attraverso un censimento del Comitato Nazionale di Liberazione era emerso in modo chiaro che se stati seduti alla Jugoslavia quasi tutti i cittadini sarebbero andati via, questa realtà si è realizzata dopo lo scoppio di Vergarolla. La città è morta spiritualmente, la città è stata spiritualmente distrutta. Quindi non c'è dubbio che la strage di Vergarolla sia stata una delle cause dell'esodo. Perché se è vero che nella fine di giugno 28.000 cittadini avevano aderito all'esodo, alla prima appello all'esodo, è anche vero che quell'appello era soltanto un plebiscito per dimostrare l'italianità della Venezia Giulia, e coloro che votarono, che firmarono la raccolta di firme per l'esodo lo fecero proprio per dimostrare questo fatto e per cercare di dare un'ultima speranza al proprio destino. Invece la fuga di popolazione dopo la strage di Vergarolla aumentò progressivamente, ma in verità è soltanto con il 10 febbraio del 47 che ci fu la grande evacuazione di Pola,
e quindi sicuramente la strage è stato un momento importante nella vicenda dell'esodo.